Ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione che apriamo con lo struggente saluto che si è svolto oggi tra le mura del liceo musicale Alfano I di Salerno, dove i compagni di scuola hanno voluto a loro modo dire addio ad Antonio Senatore, il neodiciottenne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Cava dei Tirreni a Vietri sul Mare. Occhi pieni di lacrime, tanto silenzio, fiati e percussioni per testimoniare che Antonio vivrà sempre nei cuori di quanti l'hanno vissuto e conosciuto. Applausi e tanta commozione questa mattina nell'aula magna del liceo Alfano I di Salerno, la scuola di Antonio Senatore, il giovane diciottenne morto nell'incidente stradale mentre a bordo di un motorino percorreva la statale 18 all'altezza dello svincolo con l'Alessia. Tutta la comunità dell'istituto dove Antonio frequentava la quinta A di indirizzo musicale stamani ha voluto esprimere il cordoglio per la sua scomparsa, con suoni e parole, ricordando tutta la sua passione per la musica. Un bravissimo percussionista che aveva celebrato il suo 18° compleanno pochi giorni fa. Vogliamo ricordarlo felice con i suoi amici e i suoi maestri. Così la preside del liceo Alfano I, Elisabetta Barone, è dedicando un momento di raccoglimento in sua memoria. Oggi a scuola, con un primo momento questa mattina, all'ingresso con il lancio dei palloncini bianchi. Domani ai funerali, suonando lo strumento che amava per accompagnarlo con la preghiera nel suo nuovo viaggio. Lo hanno fatto in musica questa mattina con il suono dei tamburi, il suono del cuore che ne scandisce il ritmo e con le tombe che erano gli amici del cari del suono. Antonio era un percussionista molto bravo, allievo del maestro Rosario Barbaluno, già entrato in conservatorio, e allievo del maestro Paolo Cimmino, che insegna percussioni al Conservatorio Martucci di Salerno. Purtroppo Antonio lascia un vuoto incolmabile. Noi faremo di tutto per dare voce alla sua passione, al suo talento, alla sua allegria. Un allievo modello ha voluto seguire due strade, non solo frequentare l'istituto superiore dove era al quinto anno, ma anche percorrere in parallelo la sua passione e quindi studiare al conservatorio. Sì, faceva questa doppia fatica, diciamo, proprio per inseguire quello che era la sua passione di fondo. Nonostante questa giovanissima età, alle volte appunto parlavamo e dicevamo: ma tu fai anche la tua vita, nel senso godi, diciamo, la stagione che stai attraversando. Per studiare avremo tempo, tanto stai studiando con il maestro Barbarulo e va bene così. Quindi scherzavamo anche sotto questo aspetto, però lui era convinto, cioè voleva a tutti i costi portare avanti questo percorso. Quando è stata l'ultima volta che ha visto Antonio? Giovedì. È stata una bella lezione. Sì. Ha fatto parte dell'orchestra regionale di fiati. Era un giovane talento che sapeva farsi voler bene dagli amici e da chi lo incontrava. Una decina di giorni fa aveva celebrato il suo 18° compleanno, così nel messaggio social del liceo. Stamattina abbiamo commemorato Antonio con il suono dei nostri tamburi, che è lo strumento principe della percussione che Antonio studiava, insieme ai nostri alunni e ai nostri maestri del conservatorio, perché anche noi siamo stati alunni del conservatorio Martucci di Salerno. Vogliamo salutare Antonio con la musica che ha sempre fatto. Un gran silenzio quest'oggi accompagnato
questo istituto dove generalmente non appena si varca la soglia d'ingresso si sentono suoni, musica, voci? Sì, già questa mattina alle 8 i ragazzi dell'istituto, circa 1500 bambini, noi li chiamiamo bambini ma sono ragazzi, hanno invaso le strade e la cosa che ci ha colpito è il silenzio anche degli automobilisti. Nessuno si è permesso di richiamare l'attenzione di questi giovani, perché tutti sanno la tragedia che purtroppo ha colpito Antonio e quindi la vita della nostra scuola, che è una famiglia. Qual è il ricordo più bello che oggi ripercorre dinanzi a sé di Antonio? Ce ne sono tanti, perché noi oltre alla scuola condividevamo la passione per la musica al di là dello studio, quindi andavamo a suonare. Una delle ultime tour che abbiamo fatto è stata ad Ischia, siamo stati 2 giorni lì sull'isola a suonare e a ridere come tutti i giorni, ma ci siamo sentiti l'altro giorno per organizzare la lezione di oggi, perché Antonio alle 13:05 avrebbe iniziato il suo anno accademico per il 5º anno. Antonio è andato via troppo in fretta e la musica oggi è diventata per gli studenti il linguaggio per poter parlare al cielo prima di dare spazio alla musica e alle parole. Un minuto di silenzio, poi il racconto dei momenti più belli legati anche a momenti di svago e divertimento, alla sua passione per la Salernitana, nelle parole dei suoi prof, dell'amica Francesca, della sua ex fidanzatina Maria Luisa, che gli ha dedicato una toccante lettera prima di affidare ad un testo di Elodie la sua canzone. Ci sarà sempre un po' di Antonio in tutto. Comunque provi, e tu che vuoi, e tu che puoi realizzarti con le relazioni, e dopo questa penserai che cinica e cattiva, ma non so dire le bugie soltanto quando scrivo, e sei un figlio di puttana, però lasci sempre e spazio per me solamente in me, ci sarà sempre un po'. Ed intanto affidata ai carabinieri la ricostruzione della dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita Antonio Senatore, un incidente che ha lasciato sotto shock e sconcertata la comunità di Vietri sul Mare. Il ragazzo e la sua famiglia sono infatti originari della cittadina vietrese. Ancora una tragedia sull'ex strada statale 18, nel tratto compreso tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. A perdere la vita il 18enne Antonio Senatore. Il giovane, nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell'1, stava rientrando nella sua casa a Vietri sul Mare, dopo aver passato, insieme ad alcuni amici, la serata a Cava dei Tirreni. Nei pressi dello svincolo per la frazione di Alessia, il giovane, in sella al suo scooter, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia delle ore precedenti, scivolando e andando ad impattare contro un'autovettura che proveniva dal senso opposto. Il violento impatto è stato fatale per il 18enne. Che è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. Illeso invece l'amico 17enne che viaggiava con lui. Immediato sul posto l'arrivo dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Cava dei Tirreni, a disposizione della magistratura. Ieri mattina è stato effettuato l'esame esterno del corpo da parte del medico legale. Si attende il nulla osta del magistrato per la celebrazione dei funerali. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri di Salerno e del reparto territoriale di Nocera. Sotto shock la comunità di Vietri sul Mare, dove il giovane era residente, ed anche i compagni di classe del liceo Alfano I di Salerno. Con la morte di Antonio Senatore torna sotto i riflettori la pericolosità dell'importante arteria stradale, in particolare nel tratto compreso tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, teatro di moltissimi incidenti, molto spesso anche mortali. È stata davvero, ecco, una domenica iniziata in maniera tragica, perché l'ascoltare questa bruttissima notizia ha ghiacciato davvero il sangue. Anche perché veniamo anche da altre situazioni difficili vissute gli anni passati nel nostro territorio, di altri ragazzi che in maniera più o meno uguale hanno perduto la vita. Antonio è certamente un ragazzo singolare, non possiamo incasellarlo in qualche ruolo particolare, è poliedrico perché ha costantemente vissuto anche la sua vita di giovane fino in fondo, ma anche la sua vita a modo suo, no? Di fede, come la vivono tanti giovani e ragazzi di questo tempo. Ha costantemente, in maniera particolare, frequentato la vita parrocchiale, l'oratorio salesiano, e quindi in tante situazioni, attraverso Azione Cattolica, ma anche attraverso il movimento giovanile salesiano, ha cercato, ecco, di vivere il suo rapporto anche con la comunità. Ma soprattutto Antonio era un ragazzo che
si faceva volere il bene per la sua disponibilità, per il suo essere estroverso, per la sua disponibilità, e quindi questi sentimenti e questo modo di essere vogliamo mantenere nostro e farlo diventare, ecco, l'occasione per tanti altri giovani, ecco, di poter essere sempre disponibili verso gli altri, aperti e accoglienti verso chiunque si presenta verso di loro. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza un presunto pusher di crack. Si tratta di un quarantenne che è stato fermato mentre provava a spacciare 10 dosi, in totale 3 grammi di crack. I carabinieri l'hanno trovato in possesso anche di 250 euro in contanti. Nella stessa attività è stato denunciato anche un 47enne salernitano. Questa operazione dell'arma segue di pochi giorni un'altra indagine che ha consentito di fermare un'associazione a delinquere composta da 8 persone accusate di gestire lo spaccio nella zona orientale di Salerno e anche nel carcere di Forni. Andiamo ora ad Amalfi per segnalarvi un'altra operazione che ha visto al lavoro i carabinieri della compagnia situata nel centro della costiera amalfitana. Qui un 59enne è stato arrestato perché aveva violato l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla famiglia, che era stato un provvedimento che era stato emesso in precedenza per atti persecutori. L'uomo invece si era presentato proprio nell'abitazione dalla quale era stato allontanato. Scatta invece il DASPO per 3 tifosi della Salernitana che avevano tentato un assalto contro i tifosi del Frosinone nel corso della prepartita ed erano stati subito individuati dalla Digos. Hanno forzato il posto di blocco ed il presidio di sorveglianza che era stato allestito dalla polizia proprio per salvaguardare l'ingresso dei tifosi ospiti, i 3 sostenitori della Salernitana che sono stati raggiunti questa mattina dal provvedimento DASPO che gli vieterà di andare allo stadio per i prossimi tempi. I 3 sono stati identificati dalla Digos per essere tra i protagonisti del tentativo di contatto avvenuto venerdì scorso all'arrivo dei tifosi del Frosinone presso lo stadio Arechi per l'incontro con la Salernitana. L'episodio si è verificato nei pressi dell'ingresso vicino alla multisala e alla curva nord. La Digos ha subito individuato e identificato già venerdì i 3 tifosi della Salernitana, un quarantenne già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi e 2 ventenni che, incappucciati, hanno lanciato fumogeni ad altri tifosi ospiti. Nei confronti di tutti e 3 è stato emesso il dispositivo di allontanamento dalle manifestazioni sportive, un provvedimento deciso dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio, determinato a non far passare inosservati episodi come questo e che conferma anche che sono giuste e motivate le preoccupazioni sulla sicurezza relativa alla querela sulla riapertura e l'accesso dei tifosi granata all'interno della curva nord che ospita i tifosi avversari. E potrebbe essere stato un cortocircuito invece ad alimentare le fiamme su un'autovettura. Il quartiere di Torrione si è svegliato con il fumo nero generato dall'incendio che ha danneggiato l'auto sulla quale si sono scatenate le fiamme, ma che ha finito per provocare danni anche ad altre vetture. Forse un banale cortocircuito all'impianto elettrico è stata la causa scatenante di un incendio che ha distrutto completamente un'auto e danneggiato altre 2 con conseguenze anche per una tettoia, un motorino e l'ingresso di un garage in via Guariglia nel quartiere di Torrione. L'episodio si è verificato nella notte nei pressi di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, probabilmente un cortocircuito ha innescato le fiamme all'interno dell'autovettura. Il fuoco avrebbe colpito anche l'impianto frenante e l'auto si è mossa finendo così contro altre 2 vetture parcheggiate e l'ingresso del garage. Le fiamme alte hanno raggiunto e danneggiato la tettoia. Il fumo alto e nero è arrivato alle abitazioni del quartiere che hanno avuto paura per ulteriori danni e possibili esplosioni. L'intervento dei vigili del fuoco ha per fortuna riportato la tranquillità e la sicurezza nel quartiere. Proprio un primo lavoro di ricostruzione da parte dei caschi rossi ha consentito al momento di escludere cause dolose per l'incendio.
Ancora una notizia di cronaca, lavori abusivi su un'area demaniale marittima in località Villammare del comune di Vibonati, per questo è scattata una denuncia, il sequestro di un'area di 500 metri quadri in azione ai militari dell'ufficio circondariale marittimo, ma anche ai militari della finanza di Sapri, che sono intervenuti nel comune di Vibonati in località Parco Marinella, riscontrando l'esecuzione di lavori di scavo e di movimentazione eseguiti a pochi metri dal mare con l'uso di mezzi meccanici e realizzati in totale assenza di permessi ed autorizzazioni. C'erano invece i permessi, ma soprattutto tanto entusiasmo per i lavori che hanno completato l'asilo nido a Monte Corvino Pugliano, l'inaugurazione questa mattina per l'edificio che è stato intitolato alla memoria del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È stato intitolato alla memoria del compianto sindaco di Pollica Angelo Vassallo l'asilo nido comunale nella frazione Bivio Pratole del comune di Monte Corvino Pugliano. Questa mattina il taglio del nastro per la nuova struttura, un edificio di 500 metri quadri con piazzale adibito a parcheggio, aule didattiche, aule per il riposo dei bimbi, un locale, infermeria, cucine, laboratori, uffici e naturalmente servizi igienici. L'investimento economico ammonta a circa 700.000 euro. Come fondi della Regione Campania nell'ambito del POR Campania FESR, ma come ha sottolineato il sindaco Alessandro Chiola durante la cerimonia di inaugurazione, l'intitolazione ad Angelo Vassallo fa anche onore al percorso di attenzione all'ambiente promosso dal sindaco Pescatore. Il tetto in legno e tutta una serie di attenzioni all'ecosostenibilità della struttura rendono omaggio all'esempio che Angelo ha rappresentato per i cittadini e per il mondo della politica, ha evidenziato il sindaco di Monte Corvino Pugliano, al suo fianco anche l'attuale primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani. Per noi è fondamentale che il ricordo di Angelo non sia legato a iniziative sterili o banali, ha spiegato Pisani. Oggi, invece, con questo asilo, speriamo che chiunque passi qui davanti e legga il nome di Angelo Vassallo sia consapevole della tenacia e della determinazione con cui lui ha portato avanti la sua azione amministrativa. Un uomo e una donna sono stati tratti in arresto per furto in un supermercato di Pontecagnano. Ad individuarli i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Eboli. I militari sono intervenuti su segnalazione degli addetti alla sicurezza del supermercato. Lo scorso 22 settembre la coppia è stata tratta in arresto in flagranza di reato, l'accusa è furto aggravato in concorso. Andiamo ora sul lungomare cittadino che a Salerno ieri, così come in altri 23 comuni, ha ospitato Fit Walking for Isle. Scopriamo di che cosa si tratta. Buona la prima per la città di Salerno che per la prima volta in contemporanea con altre 23 piazze italiane ha partecipato alla Fit Walking for Isle, la camminata solidale e non competitiva promossa dall'AIL in occasione della giornata mondiale della leucemia mieloide cronica. Oltre 400 iscritti con tanto entusiasmo e molta allegria si sono uniti in una grande camminata nel nome della causa, raccolta fondi destinata all'assistenza dei malati oncoematologici del nostro territorio e le loro famiglie, soci, volontari, simpatizzanti, divertendo ad affrontare 5 km di percorso. Una giornata all'insegna del movimento, della solidarietà e del benessere per camminare insieme verso nuovi traguardi, promossa a Salerno dalla sezione Marco Tulimieri dell'AIL. Scenografica ed emozionante la partenza da Piazza della Libertà per un percorso nel cuore antico della città sotto la guida esperta di Mauro Russo, istruttore di Fit Walking dell'Atletica di Salerno. La Fit Walking si conferma un'occasione preziosa di incontro per tutti i pazienti in via di guarigione, gli ex pazienti, i loro familiari, gli amici, per trascorrere una giornata all'aria aperta facendo attività fisica, iniziando a riprendere contatto con una vita normale. E quanto hanno sostenuto durante la presentazione della camminata Fit Walking for Isle Elvira Tulimieri, presidente dell'AIL di Salerno, e Mauro Russo, istruttore di Fit Walking, il dottore Catello Califano, direttore del responsabile dell'unità oncoematologica dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani, e la dottoressa Bianca Serio, direttore clinico dell'espianto midollo dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dell'ematologia e pianti di cellule staminali. Alla presenza della consigliera comunale delegata dal sindaco Vincenzo Napoli, Vittoria Cosentino, del presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo, del delegato CONI di Salerno, Paola Berardino. Sicuramente è importante questa iniziativa, molto importante,
perché muoversi a tutte le tangi, in tutte le condizioni, gradatamente rispetto a quelle che sono le possibilità fisiche, fa bene alla mente perché aiuta a sopportare la fatica e diventa una gratificazione, e le gratificazioni sono l'obiettivo che ci fanno stare meglio. Durante il percorso, che si è snodato dal lungomare passando per Piazza Portanova, via Mercanti, il Duomo di Salerno, spingendosi verso la parte alta del centro storico in via Tasso, fino a raggiungere il quartiere delle Fornelle, la Villa Comunale, i partecipanti hanno potuto godere appieno delle bellezze della città, non trascurando scatti di ricordo della giornata, fino a godersi poi una gustosa pausa rigenerativa. In piazza anche Ulla Scuccimarra, che ha tenuto un momento d'incontro con i partecipanti mettendo in pratica la terapia del Qigong. Una giornata fantastica, oltre a noi a Salerno in 24 città abbiamo camminato insieme verso nuovi traguardi per sostenere la ricerca e per sostenere i progetti di assistenza dell'AIL, ma soprattutto per promuovere il benessere e il movimento. Oggi eravamo 400, tantissime persone, tantissimi salernitani che abbiamo camminato insieme in una giornata di festa, di gioia, di allegria, al passo con i pazienti, con i medici, gli operatori e tanti volontari. Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano, e sarà così anche domenica prossima, 1 ottobre, con un mare di solidarietà. Per promuovere la qualità di vita dei pazienti, e quindi domenica saremo in barca a vela per un mare di solidarietà e porteremo tutti i nostri pazienti in giro a largo verso appunto l'orizzonte per cercare di fare in modo che le cure per l'ematologia, per le patologie ematologiche possano essere veramente migliorate. Buona la prima, anzi potremmo dire i primi, perché si sono tenuti tra le onde del mare i primi appuntamenti della rassegna Un libro sotto le stelle, organizzata dall'associazione I Meridiani, che ora è pronta a salpare verso nuovi lidi. Nonostante le condizioni meteo avverse, ha chiuso con un buon successo di pubblico il primo appuntamento della 19ª edizione di Un libro sotto le stelle, la rassegna letteraria ideata dall'associazione Meridiani, che si svolge a bordo del traghetto Aquarius della Travelmar. Il varo della manifestazione è stato affidato al racconto di Lucia Corrado dal titolo Dietro le cicatrici del corpo, storie nel tempo inquieto della pandemia. Di grande impatto lo scenario della Divina Costiera, che presenta hanno ammirato nel corso della navigazione da Salerno a Positano, mentre a bordo l'attrice Nunzia Schiavone leggeva i brani tratti dal libro. Gianfranco Coppola, noto volto Rai e presidente dei giornalisti sportivi italiani, ha chiuso il primo appuntamento della rassegna con il suo ultimo lavoro, Campioni per sempre, terzo scudetto, Leggende del Napoli allo specchio, raccontando delle tante imprese e trofei vinti dal Napoli negli anni e dei campioni che molti non ricordano e che non conoscono. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione La Casa di Tonia, in nome della vita aperta alle donne di qualunque nazionalità, religione e provenienza sociale che si trovano in condizioni di povertà. Ma non è un libro solo di calcio, sono racconti di pezzi di vita. L'idea forse è bellissima, è stata fondere i campioni di quel tempo che descrivono i nuovi. Noi non ci saremmo riusciti così bene. Poi questo significa suggellare momenti di passione così differenti. Il primo scudetto non era tecnologico e mediatico come il terzo, in cui tutti hanno fatto filmati, foto, a quel tempo non c'era. Poi l'idea è aver messo 9 colleghi straordinari a scrivere ognuno un proprio racconto, e in più anche la prefazione del Cardinale Sepe, che rappresenta per me un Oscar, perché quando gli ho detto che avremmo voluto dedicare tutti gli incassi per la Casa di Tonia, lui è entusiasta, ha detto no, allora a questo punto scrivo io la prefazione. Forse, tornando al calcio, è la prima volta che un alto prelato scrive una prefazione a un libro di calcio. Abbiamo trascorso delle bellissime giornate qui a Salerno sul Molo Masuccio per questa rassegna letteraria, che adesso si sposta sulla bellissima e panoramica terrazza del Circolo Velico, dove dal 28 settembre al 1 ottobre ospiteremo la rassegna letteraria con 4 appuntamenti d'elite. Dopodiché poi nell'ambito del Campania Festival del Libro ci sarà un'ulteriore manifestazione, quindi vi aspettiamo tutti numerosi per fare un connubio positivo tra sapori, arte, cultura e libri. Nonostante le condizioni climatiche avverse,
l'assegno Un libro sotto le stelle chiude i due appuntamenti sull'Aquarius della Trave Mar con grande successo. Diamo appuntamento al Circolo Velico Stabia di Castellammare con la seconda parte della rassegna. Ora le previsioni del tempo e poi subito dopo spazio allo sport. I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Allenamento questa mattina al Mary Rosi per la Salernitana. Dopo essersi sottoposto a nuovi controlli, Dia si è regolarmente allenato. Il senegalese potrebbe dunque tornare tra i convocati per la gara di mercoledì ad Empoli. Attende invece la risonanza magnetica icomesi che lamenta noie all'adduttore. Questa mattina allenamento al Mary Rosi per la Salernitana. Dopo essersi sottoposto a nuovi controlli strumentali, Boulaye Dia si è regolarmente allenato con la squadra. Il senegalese potrebbe dunque tornare tra i convocati per la gara di mercoledì ad Empoli. Attende la risonanza magnetica invece i quei mesi che lamentano gli all'adduttore. Il DS De Santis e la proprietà stanno lavorando a fari spenti per trovare un punto d'intesa con gli agenti di Dia, che la Salernitana spera di avere a pieno regime fino a gennaio, quando poi dovrà rispondere alla convocazione del Senegal per la Coppa d'Africa. A gennaio andrà via anche l'Astana Koulibaly, che sta smaltendo il problema al polpaccio e che spera di tornare tra i convocati già per la gara di Monzo, al massimo dopo la prossima sosta di campionato. Sosa sa che la gara del Castellani sarà molto importante ed insidiosa. L'Empoli ha appena cambiato allenatore e contro l'Inter ieri ha perso di misura. Andrea Zoli è tornato al 4-3-1-2, liberando la fantasia e il talento di Baldanzi, che quando può svariare su tutto il fronte offensivo può davvero illuminare la scena. Riuscire a limitare gli spunti del trequartista dell'Under 21 sarà fondamentale per ridurre i pericoli. L'Empoli ancora zero alle voci punti e gol realizzati, ma Sosa sa che bisognerà essere attenti, concentrati e determinati per non andare incontro a sgradite sorprese. Anche per questo il DS De Santis ha voluto parlare ai calciatori, convocandone alcuni già ieri nel suo ufficio al Mary Rosi. Bisogna restare uniti, aiutare i nuovi ad inserirsi e riprendere il cammino, ripartendo dalle cose buone che ci sono state nelle ultime partite, sebbene solo per porzioni di match. Col Frosinone ha dato buone risposte Cabral nel ruolo di centravanti di manovra e il capoverdiano dovrebbe essere confermato in questa posizione con il supporto di Castanos e Candreva. I due trequartisti potrebbero a turno dare una mano ai due centrocampisti che saranno schierati da Sosa. Legoschi potrebbe tornare titolare anche per dare più protezione alla difesa. Maggiore e Martegani potrebbero giocarsi una maglia, senza dimenticare Boinen. In difesa si candidano anche Daniluk e Fazio. L'austriaco potrebbe veder crescere il suo minutaggio dopo il ritorno in campo nel finale della gara col Frosinone. Rispetto all'Empoli, la Salernitana avrà quasi due giorni in più di riposo. I Granata hanno giocato venerdì e da sabato hanno cominciato a preparare la sfida con gli azzurri toscani, che invece ieri hanno affrontato l'Inter, a sua volta attesa a Salerno sabato sera. Partita la preventa per la gara con i nerazzurri, ma le attenzioni di squadre e tifosi sono ora tutte rivolte al Castellani. Si giocherà mercoledì alle 18.30, il direttore di gara sarà Rapuano di Rimini, non proprio un fischietto portafortuna, almeno gli ultimi incroci, ma non ci si può soffermare su questi dettagli. Domani la rifinitura, poi la partenza per la Toscana, dove Sosa spera di portare anche Dia.
Comincia bene la stagione del futsal della FEL di Eboli che dopo il tricolore vinto pochi mesi fa ha conquistato la prima Supercoppa italiana della sua storia ai danni dei padroni di casa L84. Sotto di due reti dopo 8 minuti i rossoblù di Samperi reagiscono rimontando gli avversari nel primo tempo e completando l'opera nella ripresa, gestendo al meglio il resto della gara e legittimando il successo. Finisce 5-3 in Piemonte con la FEL di Eboli che ha messo davvero le ali come la volpe alata donata dai tifosi e che tanto bene ha portato sugli spalti della palestra maggiore. Era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.